Adesso è il momento della cronaca sui social, il collegamento come di consueto con Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, allora di cosa ci parli oggi? Buon pomeriggio Carmine, beh, parliamo del piano d'azione drug market della Guardia di Finanza di Pescara che ogni tanto ci aggiorna di nuovi elementi, nuove indagini e nuove inchieste. Bene, l'ultimo in ordine cronologico riguarda un giovane pescarese che ha tentato di eludere un controllo della Guardia di Finanza di Pescara, fermato dagli agenti, ha mostrato segni di nervosismo e ne aveva ben ragione, perché all'interno della sua auto gli agenti della Guardia di Finanza di Pescara hanno trovato un panetto di cocaina del peso di un chilogrammo. Non solo, ma da successivi accertamenti sono stati ritrovati anche 26.000 euro in possesso del giovane, probabile provento dell'attività di spaccio. Un'altra notizia che getta una luce in qualche modo inquietante su quello che è il mercato della droga nel pescarese, in particolare della cocaina. Ma la Guardia di Finanza, da questo punto di vista, non fa mancare la propria attenzione nel controllo capillare del territorio. E questa operazione ne è una dimostrazione. A te, Carmine.